La fiction in cui si raccontano le vicende di Riace con attore protagonista Peppe Fiorello, già pronta dal 2018, non troverà posto nel palinsesto Rai neanche nei prossimi mesi. Tutto il mondo è paese, racconta, una parte del nostro paese scomoda ma bella e reale, quella che ha visto come protagonista Mimmo Lucano e il suo magnifico progetto e che ha contrastato finché ha potuto l'immaginario mediatico fatto di paure e diffidenze. Lucano e Riace danno fastidio tanto agli urlatori dei prima gli italiani quanto ai continuatori con toni meno accesi di politiche discriminatorie. Lo afferma Maurizio Acerbo e Stefano Galieni, rispettivamente segretario nazionale responsabile immigrazione di Rifondazione Comunista, che alla luce della notizia del nuovo stop alla fiction su Riace hanno chiesto alla senatrice Paola Nugnes, che rappresenta il partito di Rifondazione Comunista in Senato, di presentare un'interrogazione, cosa avvenuta nella giornata di ieri. L'interrogazione sottoscritta anche dal senatore Gregorio De Falco, ex Movimento 5 Stelle, oggi Gruppo Misto, è rivolta al ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, viene permesso che la messa in onda di tutto il mondo e paese fiction Rai con Beppe Fiorello, ispirata all'esperienza di accoglienza diffusa del comune di Riace, è incentrata sulla figura carismatica del sindaco che ne è stato l'ideatore, Domenico Lucano, prodotta da Pico Media per Rai Fiction quasi 3 anni fa. Era prevista per il febbraio 2018, ma la Rai decise di sospenderla nel palinsesto perché recitava una nota dell'epoca. Al sindaco Lucano è stato recapitato un avviso di garanzia da parte della Procura di Locri per alcuni presunti reati collegati alla gestione del sistema di accoglienza, reati totalmente sconfessati dalla sentenza del Consiglio di Stato, pur essendo il processo ancora in corso. Quindi si aggiunge, come da notizie apparse su organi di stampa, si apprende che dai palinsesti Rai la fiction è prevista per il mese di novembre, in prima serata, nuovamente è stata cancellata per la seconda volta, mentre sul sito del quotidiano Repubblica apprendiamo che Riccardo Laganà, scelto dall'Assemblea dei dipendenti come membro del Consiglio di amministrazione Rai, tramite un tweet ha dichiarato che la fiction in questione rimane in un cassetto con grande dispiacere.